Dalla xylella alla rete tra imprese per garantire il rilancio dell'olivicoltura. Sono alcuni dei temi toccati nel corso di un incontro tra i vertici della filiera italiana dell'olivicoltura tenutisi a Corato, Patria della Cultivar Coratina, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Ad ospitare l'incontro è stato un luogo simbolo della cooperazione agricola, la cantina sociale Terra Maiorum. L'olivicoltura italiana è attesa alla prova del piano di ripartenza e resilienza che sarà approvato da Bruxelles a fine giugno, che ha un capitolo dedicato all'olivo, all'olio, che noi dobbiamo sfruttare. Dobbiamo fare sinergia con le risorse della politica agricola comunitaria, quelle che ci sono in campo, quelle che arriveranno, con i nuovi piani operativi per dare impulso all'olivicoltura nazionale. L'Italia ha bisogno di più olio, noi dobbiamo produrre più olio perché siamo fortemente deficitari rispetto ad un'industria della trasformazione, dell'imbottigliamento e i sistemi di commercializzazione che sono molto dinamici. Quindi l'agricoltura si deve allineare un grande progetto per l'olivicoltura nazionale. Un'occasione non soltanto per fare il punto della situazione, ma anche per stabilire delle linee comuni da sottoporre all'attenzione delle istituzioni, che hanno dimostrato di tenere a cuore il destino di un comparto fortemente identificativo del territorio pugliese e italiano in generale. Oggi portiamo, diciamo, quelle che sono le proposte che noi stiamo già avanzando e realizzando, che sono quelli di fare aggregazione, di fare sistema per raggiungere nuovi mercati. Bisogna essere uniti. Chiediamo all'assessore che la 4.1 deve essere rifinanziata per dare la possibilità alle cooperative di organizzarsi e affrontare i mercati, soprattutto i mercati esteri. Noi dobbiamo avere la forza di unirci in cooperative, in consorzi per raggiungere altri mercati e solo uniti li possiamo raggiungere. Le risposte delle istituzioni non sono mancate. L'assessore regionale Pentassulli ha ribadito il ruolo centrale delle istituzioni nel sostegno alla cooperazione o allo sviluppo della filiera, una sinergia che però non può prescindere dal ruolo fondamentale che gioca l'impresa nella valorizzazione dei prodotti e del lavoro per il loro rilancio.